Buonasera. C'è qualcuno? Intanto sistemo qua. Eccoci! Buonasera, buonasera, ciao Romy, grande Lori. Mi ero mancata fare lezione con te in diretta. Come stai? Pompi ancora? Ti alleni tutti i giorni o stai mollando un po'? Dimmi di sì, dimmi che ti alleni tutti i giorni. Come state ragazzi in questo lunedì sera? Buonasera a te, Romy. Tanto allaccio le scarpe. Ditemi un pochino come state, come va? Raccontatemi qualcosa. Variata 110. Non si molla grande, tutto bene? Bene, sono contenta. Lori, importante non mollare così che quando si riapre torni in forma e pronto a rispingere in diretta. Importante allenarsi, non importa quanto in differita. Ciao Paolone, grande, mi fa piacere che tu apri la diretta solo per dirmi ciao perché so che non ti alleni, però mi fa tanto piacere. Paolone, lo so. Lo so, lo so, una volta che molli è difficile ripartire, ma difficile tanto, lo so. Devi sentire un po' come si sentono queste scarpe, devo stringere un altro po'. Variata 110, versione 45 minuti. E la mia prima volta da sola, dopo infortunio quando sono fatta male, quindi distano quasi 3 mesi. Da quando ho fatto una lezione di body attack da sola, quindi ho un po' ansia. Però scherzo. Eccoci. Però andrà tutto bene. Grande Eli, importante essere presenti. Mi dispiace che non ti puoi allenare, però lo farai in differita. La migliore soluzione. Oggi ho fatto la coda alta e manca fede, così almeno sembravo alta quasi, non me l'hai magari. Insomma, quindi io cercherò di fare meno opzioni questa settimana, ma ci sono proprio certi movimenti che non mi tornano, cioè non è che mi sono tanto facili in questo momento, mi danno tanto noia, tipo a fondi saltati o side jump, ancora non l'ho mai provata. Ho paura dell'impatto che ci avrà sulla caviglia, quindi io vi dirò quelle che dovete fare ad alto impatto o ve lo faccio vedere a fare time jump, ve lo faccio vedere così che sapete cosa dovete fare e poi farò un passo indietro e ridurrò l'impatto io, ma voi mi dovete promettere di continuare con impatto alto, ok? Perché sapete che noi vi vediamo. Quindi voglio vedervi che anche il momento in cui io mi fermo, voi state spingendo alla grande. Ciao Luis, buonasera. Grande Romy, meno male, mi fa piacere. Quindi, se volete rendermi felice in questa prima mia lezione da sola, fate tutto ciò che vi riesce. Date tutto, va bene? Ciao Andrea. E ditemi ora il tempo di quegli altri 2-3 minuti che ci abbiamo, dato che verso le 45, vi do la scelta di avere brano 8 o brano 6. Quindi ditemi se volete brano di corsa o brano di calci. Scegliete voi, a me piacciono tutti e due. Starei più per brano di calci, però non fatevi influenzare da me. Chiedete voi. Quella che vi piace si farà quello.
Tanto ormai lo sapete, corpo libero, tutto bello, bello intenso, però è variata anche per tutti, quindi tranquillamente potete scegliere di ridurre l'intensità nel momento in cui sentite il bisogno. Quindi stiate attenti alla parola opzione. Io oggi sarò tanto con quelli che hanno bisogno di opzione, però chi non ha bisogno di opzione non è che mi guarda, se lo fa lei, allora anch'io lo faccio più meno intenso. Non esiste, non esiste. Romina ha detto calci, dai, scrivete! Scrivete quali, sto facendo un sondaggio. E il vostro allenamento, ditemi se vi piace più. Allora, mandatemi cuoricini se volete verano 8 o like se volete verano di corsa, così almeno se non vi va di scrivere posso capire cosa vi va in questo punto. Ah, Lore vuole verano di corsa. Non avrei detto, sai, avrei detto che vorresti calciare e urlare, hey, hey. Ora siete 1-1. Quindi chi scelgo? Ho bisogno di almeno di un altro voto, se no scelgo io. Eli, perché manchi te? Ecco, Luisa ha scritto il suo commento e ha detto hey 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 e lo prendo per un verano di calci. Vai, siamo 2-1. Eli, lo so che con la tua mente vorresti un verano di calci, quindi 3-1. Lore, mi dispiace. E vai, direi che si può partire. Direi che si può partire. Ditemi un po' com'è il volume. Fortale anche indietro.
piega le gambe, guarda le anche e le spalle verso di me, aggiungi le braccia, porta i gomiti indietro, chiudi le scapole, ma se hai bisogno, togli il passo, resta, step curl, scendi, sali, scendi, sali, fino all'addome, guarda sulle braccia, chiudi le scapole, attiva dorso, guarda, fallo hop, destra, sinistra, sui talloni, attiva i femorali, come in arrivo, 8 gemme e corsa, 2, 8, 7, 6, appoggia i talloni, lo scivo indietro, corri da me, 8, corri indietro, gemme o, attivo le ginocchia piegate, tocco laterale, resto basso, e marcio, scendi, aggiungi le braccia, giù il bacino, braccia a linea delle spalle, corri, sui palloni, usa le braccia, una coppa ancora, anche questa hai bisogno, riduci intensità, se hai bisogno. Sconda le percussioni, suonale con me. No, tu sei il piega di più le gambe, porta più il bacino indietro e se vuoi di più. Usa la percussione per spingerti via del galop, scendi e sali, uno la testa del salto, curl, scendi più in basso, di più con le braccia, ora su, destra, sinistra, oh. Sulle punte ginocchia morbide, combo in arrivo, auto check, porta posto avanti indietro, vieni uniti, 2, 8, 7, il passo con le gambe, corri più vicino, usa le braccia, gioca con la musica, bacino indietro, ginocchio fuori, voglio vedere più usi la musica, una in più, ricordati, sono con te, forte, separa i piedi, scocca, alleggia, resta qui, fino all'addome, guarda, mi dai, scocca, fondo, ginocchio, torno. Squat, ruoto, sollevo, affondo. Squat, ruoto, sollevo, affondo. Uno, due, tre, quattro. Se vuoi di più, aggiungi un piccolo salto. Piega le ginocchia e solleva il tallone per cambiare dimensione. Scendi in basso, senti il bruciore. Ultimo, se vuoi i piedi, chiudi e cerca! Poco le gambe! Corri! Palla! E torna indietro! Ultimo chance! Non vedi qua dentro! Percussione! Su! Bravi, ho bisogno di più musica. Brava, brava. Ora sì che si sente meglio. Pliometrie. Però tu vuoi, poi tante, vogliamo spingere per l'ultimo. Ottimo, la donna. Scende, avanza.
sterrante. Cerchi, cerchi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passo in croce e tira. 1, il crudo e il tallone. 4, padri. Sfuoco, unisci. Attiva l'addome, se hai bisogno. Resta nello squat. Hai bisogno, ma non ruotare le anche, resta giù nelle gambe, 4 passi, usa le spalle, bruci il addome per spingerti via, 1, avanti, destra a sinistra, lungo passo indietro, se hai bisogno, passo lungo, piego le gambe, 90 gradi. Sento di rifare. Fai più grande. Più intenso. Shaker, avanza. Usa le braccia. Metti via. Sulle gambe. In ogni momento puoi scegliere di ridurre l'intensità. Abbiamo fatto per tutti. Cresci. Ora il crudo. Ora in arrivo. Questa è tanto. Cerchi, cerchi.
Palleggia, 4. Gamba destra indietro, 4 affondi. Se vuoi uno squat, 4, 3, 2, gamba indietro. Non incrocio, non incrocio le gambe, ma il secondo mi attivo. Una volta ancora, ginocchio spinge in fuori. Ordini quando ti appoggi, 4, 3, 2, stop. Mani strette, per te push up, per te. 6, stringi l'obbligo indietro, peso del corpo avanti, torsione. Abbracci, vanno indietro senza muovere le anche. Piccolo passo in fuori, per push up ancora. Andiamo a attivare contemporaneamente insieme ai bicipiti il nostro pettorale, ma stringi forte l'addome, noi in attesa schiena, mani ampie, 16 plus, 16, 15, 14, resta giù, se hai bisogno, avvicina le ginocchia sempre le anche, non collassare con la testa, 4, ginocchia in fuori, palleggia, 4, 3, gamba destra in affondo, 4, 3, 2, separa, scendi le gambe, piede sul tallone, passo indietro, apri la scopa con il ginocchio a terra, profondità e la zona allenante, più scendi in basso, più perdi di passarine, quindi più ti alleni, diventa più forte. Stop! Mani sotto le spalle, sette push-up, stretti. Non voglio vedere il collasso della schiena. Tutto il corpo si muove insieme. Spingi dalle dita, apri un passettino, spesa media. Sette triscipiti, raga. Apri il petto, fidati, se salti
devi tenere duro addome, se no fai un movimento laterale, movimento frontale. Importante immaginare una scaletta su cui muoversi, un campo di calcio, esercizi di agilità, di velocità e una potenza nelle gambe che esplode in ogni movimento. Immaginati contro un avversario, non sono io, o forse sì, ma voglio vederti imparare e spingerti oltre. La scaletta, tieni dentro la prima scaletta, stringo l'addome sulle punte, piego le ginocchia, ladder, avanza, 1, 2, 3, 4, cammina indietro, rientra nel ladder, 4, 3, 2, 1, senti di fare, accelera un po', 4, 3, 2, cammina indietro.
o collaterale braccia. Distendi le braccia da davanti a te, arriva lì nelle spalle, stringi l'addome, guarda il combo. Uno, due, un cerchio. Distendi, distendi, un cerchio. Usa le braccia, metti la porta al cielo. Corri sul posto, corri da me. 8, 7, corri indietro. Side click. Destra, sinistra, fermo alto, poi da me, o marcia, swing, o marcia, side click, o resto giù.
Scompi con Mario finale. Cresci.
per... Stop! Torna in side plank. Sempre il tuo braccio sinistro a terra. Su, con l'anca. Spingi il bacino su. Apri il petto, braccio di sotto sopra la spalla. Contra i glutei, contro gli addome. Appoggia, faccia su. Combo crunch. Chiesa, spalle, ginocchio, ponte, palpeggia. Quarto punto avanti. Metto il braccio e pollice nella parte alta del movimento. Nei primi due movimenti avvicino le costa alle anche e poi blocco più che riesco l'addome verso dentro. Resta qui, resta qui. Blocca. Stendi le gambe fino a 45 gradi. Metto su, addome attivo, se hai bisogno. Piega le ginocchia. Stendi le braccia. Stringi. Stop. Cambia lato. Braccio destro sotto la spalla. Anche spalle e piedi. Spingati sulle punte. Senti lavoro sugli obliqui. Si bello compatto nel tronco. Spingi da tutto l'avambraccio. Tocca avanti e ruota verso
neanche, ha un effetto, fai cascare le braccia verso il ginocchio, una bella rotazione, se riesci avvolgi il gluteo sinistro. Torna al centro, spingiti dietro, punta del piede bella lunga, cambia gamba. Appoggia il piede, unisci i piedi, stendi le gambe e piano piano ruotala la schiena in alto. Allungiamo il polpaccio, gamba destra, lungo passo indietro, appoggia il tallone, inclinati dall'anca, punta del piede, punta avanti, stringo l'addome, sempre per non perdere l'equilibrio. Tira il gomito destro verso il basso. Rimettiamo la musica, questa lì. Cambia gamba. Gamba sinistra, lungo passo indietro. Inclinati avanti. Allunga il triscivite sul sinistro. Questa posizione, la mia caviglia mi sta proprio crescendo. Cosa mi aspetta domani? Sale su, allunghiamo il quadricipite, afferra la caviglia destra, unisci le cosce e tira la gamba indietro, c'è un attimo di vuoto, incrocio le gambe, allontana dalle coste. Mi sto immaginando a fare la mia prima lezione di cardio, mi verrà un infarto proprio lì nel momento. Cambia gamba, già variata che avevo già fatto con Fede due volte e ho fatto lezione da 45 e si sente che non lo faccio da 3 mesi. Ecco perché dovete allenarvi sempre, finché non siamo costretti con la faccenda degli infortuni o perché non ci siamo, è proprio impossibile. L'importante è non fermarsi. Apri il petto, pollice indietro, pollice in basso, crea un pugno e allontana da te, perché ve lo giuro, 3 mesi sono tanti, ma anche 1 mese, quando riprendi non sarà mai come, come quando l'avevi lasciato l'allenamento. Senti proprio la differenza. Scioglie la schiena, pollice in alto per voi, battete le mani, venite qua, datemi il mio pugnetto, pugna, pugna, pugna. 5, non vedo l'ora di vederlo dal vicino davvero, è stato bellissimo, mi era mancato tantissimo fare lezione con voi da sola, fare una bella body attack, è sempre bello, spero di vedervi qua in questa sala, urlare tutti insieme, che per me è un brano 8 o un brano 6, e essere vicini, appiccicati, correre a urlare, battere 5, i 5 belli sudati, e spero insieme a me ogni settimana, una settimana ci sono io, una settimana Fede come prima, spero di poter fare di più io ogni settimana insieme a voi e poter eliminare del tutto questo dolore alla caviglia. Oggi ci ho dato dentro, spero che anche voi ci abbiate dato dentro, vediamo cosa mi avete detto. Federico, grande, è stato bello, meno male che ci sei stato perché a voi iniziato non ti ho visto, Ambra, Lino, Angela, grande Luis, quale canzone Romy, scrivimi di quale brano parli, grazie Fede, sono contenta. E niente, peccato che non posso fare i corsi dal vivo. Guarda, se un giorno capiti a Firenze, sappi
ringraziamo, sei stato sempre top con noi. Grazie Ambra, un bacione.